prima molto banale, però che ritengo utile fare in questo contesto, in questo momento, ed è questa. La società palestinese, pur frammentata, divisa, dispersa, è frastornata da questa catastrofe che è capitata addosso dall'inizio del XX secolo fino ad oggi. È una società comunque che conserva, nonostante tutto, molti tratti di normalità. E fa parte della normalità avere opinioni diverse, essere di orientamento politico, chiamiamolo così, diverso. E dico questo perché in questa sala ho visto molti palestinesi, mi fa molto piacere che vedere i miei compaesani partecipare a queste attività, queste iniziative. Le mie opinioni sono, almeno credo, forse spero, molto minoritarie tra i palestinesi. Ad esempio, sono uno di coloro, pochi penso, che non amerebbero vedere uno Stato palestinese. Non vedono nessuna necessità. Cioè, ovviamente è un'opinione minoritaria, ne sono assolutamente consapevole, ma questo per citare un esempio. Probabilmente sono uno dei pochissimi che non riconoscono l'autorità nazionale palestinese, in cui credo possiamo sconfiggere, perché pensano che sia soltanto un ingranaggio della. C'è la macchina dell'occupazione, del sistema. L'occupazione non è la presenza di un esercito, la presenza di soldati armati, di cavalli armati, di tutti gli strumenti di morte e di oppressione, è un aspetto del sistema. Il sistema è molto più complesso e oggi agisce a livello non soltanto territoriale, ma anche a livello politico in senso lato, cioè a livello europeo. Ora questo sistema di occupazione e i suoi ingranaggi sono possibili non perché per una particolarità del territorio palestinese, per una particolarità della società palestinese o per una particolarità degli israeliani, no. Il problema non riguarda solo e soltanto la Palestina e i palestinesi, riguarda tutti noi. E con tutti noi intendo dire il sistema nella sua globalità. E qui accenno a un fatto importante. Non riconosco l'autorità palestinese, non conosco nessuna autorità al capo di questa autorità o a tutto il sistema, soprattutto per ragioni etiche, morali. Per ragioni etiche, perché non ammetto, non accetto questo tratto di servilismo che non riguarda solo i palestinesi, che il sistema, nella sua globalità, impone ai gruppi dirigenti ovunque. E questo succede in Italia, succede, insomma, con gradazioni diverse della vita, chiaro, con risultati diversi, però il servilismo dei gruppi dirigenti, delle classi dirigenti, il servilismo verso il sistema, verso il più forte, no? È un tratto comune del sistema capitalistico mondiale oggi, nella sua fase. Certamente nel caso dei palestinesi questo servilismo che si ottiene o per corruzione o per ricatti, spesso per una combinazione ben dosata tra corruzione e ricatto, arriva a risultati aberranti. Certamente non è la stessa cosa in società molto più articolate, sviluppate, più libere, come può essere la società di un paese industrializzato o in parte industrializzato, è comunque molto più articolato e complesso come può essere in Italia. Però lo vediamo tutti che, ad esempio, in politica estera, cioè dall'Europa, no? Deve semplicemente servire agli interessi degli Stati Uniti,
è così lampante, così evidente che non ha bisogno di essere detto. Quindi chiudo la parentesi e mi scuso della banalità del discorso. La seconda osservazione invece la ritengo una banale. Ed è questa le osservazioni con una semplice premessa. Non sono assolutamente prevenuto contro qualsiasi tipo di soluzione del conflitto arabo-israeliano o del conflitto israelo-palestinese. Qualsiasi soluzione va bene, se ci sia una soluzione. Ma una soluzione, cioè prima, deve basarsi principalmente sui diritti dell'uomo, sui diritti civili e sui diritti politici e quindi anche nazionali. Ora, il discorso è estremamente semplice. Lo Stato è uno strumento accettato dai cittadini e di cui si servono per organizzare la loro vita economica e sociale e per organizzare i rapporti sociali, quindi, cioè per disciplinare l'interdipendenza del diritto di ciascuno e quindi delle comunità e quindi anche del popolo nel suo insieme. La questione non è dello Stato, ma è una questione di diritti. Ora, cosa significa il rispetto dei diritti umani? Che ognuno possa avere il diritto di stare a casa propria. Che vuol dire che i 5 milioni di profughi palestinesi devono avere il diritto al ritorno nelle loro case, per cominciare. Significa il diritto di circolare nel proprio territorio, almeno a parte che la libera circolazione è un diritto umano garantito dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle Nazioni Unite. Ogni essere umano ha diritto di andare dove vuole. Questo diritto è normalmente negato, però almeno all'interno dei confini degli stati gran parte della popolazione, se non per ragioni economiche, riesce a circolare. Nel caso palestinese non hanno il diritto di muoversi. Allora cosa vuol dire questa demolizione del muro? Togliere i checkpoint, questo è il tema. Permettere ai profughi di ritornare, queste sono le questioni. Diritti civili, vuol dire il diritto di scegliere come vivere, come organizzarsi, come utilizzare l'acqua del proprio territorio, non vedersi negato il diritto persino all'acqua. Diritti politici, vuol dire la libertà e la capacità, essere capaci a essere nelle condizioni di poter scegliere il modo in cui organizzare la vita sociale e la vita politica, che tipo di istituzioni creare, eccetera. Questo con la questione dello Stato ha a che fare, ma molto, molto poco. La questione per cui siamo qui è quella di discutere sull'iniziativa chiamiamola così, tra virgolette, palestinese. Che gran parte degli eventi a cui noi crediamo di assistere sono eventi virtuali, inesistenti. Ora, l'iniziativa palestinese viene presentata dalla stampa come una richiesta di riconoscimento dello Stato palestinese. Ora, cerchiamo di essere precisi sulle cose. Intanto, su questa richiesta non si è detto niente fino al discorso del capo dell'autorità palestinese qualche giorno fa alla televisione a Ramallah, dove ha detto che l'autorità palestinese andrà a chiedere all'ONU un seggio con pieno diritto. Ma questo non è possibile, tecnicamente non è possibile, al di là dei risultati
un seggio di osservatore alle Nazioni Unite, ce l'ha già l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, di cui l'autorità nazionale ha preso il posto, tra l'altro, fin dal 1974. Nel 1974, dopo la guerra di Vietnam, in preparazione della conferenza internazionale sulla Palestina, che poi si è svolta a Ginevra, ma fu un fallimento, tanto sono tutte messe in cena. In realtà, Arafat fu allora capo dell'OLP, fu invitato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed era la prima volta in cui il capo di un'organizzazione non riconosciuta fino a quel momento interveniva davanti all'Assemblea Generale. E da quel momento l'OLP ottenne il seggio di osservatore permanente alle Nazioni Unite. Se precisiamo anche molto velocemente un'altra questione. Lo Stato palestinese esiste formalmente dal 1922. Nel 1922 l'organismo internazionale a cui si faceva riferimento come fonte della legalità internazionale, che era la Società delle Nazioni, con tutti i difetti esattamente come l'ONU oggi, aveva dato un mandato alla potenza occupante del territorio palestinese, cioè la Gran Bretagna, di amministrare quel territorio, cioè di creare uno Stato. Lo Stato palestinese è nato allora. Ora, questo Stato è stato occupato e smantellato dalla stessa potenza occupante che doveva amministrare e portare all'indipendenza. Non l'ha portato all'indipendenza, l'ha consegnato al movimento sionista, che ha continuato a distruggerlo, a frammentarlo e a commettere un genocidio continuo, come dire, strisciante, ma costante nel tempo, da, non dico da 63 anni, perché non è cominciato nel 1948. Il 1948 è una data simbolo, perché rappresenta una svolta, però noi sappiamo benissimo che la storia non incomincia in certe date e non finisce col calendario. La storia è un processo. E questo processo è iniziato molti anni prima con l'occupazione militare del territorio, e questo è avvenuto tra il 1917 e il 1918, quando la Gran Bretagna ha occupato quel territorio. Bene, questo Stato è disaggregato, distrutto, la cui popolazione è stata in parte massacrata e in parte in via di estinzione. È stato riproclamato di nuovo dopo la cosiddetta prima intifada, cioè dopo la grande insurrezione popolare nei territori occupati nel 1967 da parte dell'OLP ad Argelia, ed era il 1988. Questo Stato, questa proclamazione, ha avuto il riconoscimento di gran parte dei governi del mondo, della massima parte dei governi. I governi che riconoscevano lo Stato di Israele fino agli accordi di Oslo, cioè fino al 1993, a partire dal 1993, erano 41, mentre quelli che riconoscevano lo Stato di Palestina erano 120. Oggi si chiede che cosa, il riconoscimento di uno Stato giusto. La questione non è quella dello Stato. Accenno molto rapidamente alla questione dell'esistenza o inesistenza degli stati virtuali. Cosa intendo dire? In questo momento lo Stato di Palestina è uno Stato virtuale, che non c'è, non esiste, perché non c'è un governo che ha l'autorità, che ha il controllo del territorio, un governo palestinese, un esercito palestinese, non solo la polizia palestinese capace. Ma se noi ci domandiamo, esiste davvero oggi, tranne in pochi casi, un governo che controlli davvero il proprio territorio,
ad esempio, lo Stato egiziano, con lunghe tradizioni, istituzioni antiche, eccetera, controlla il Sinai, ma fa ancora l'idea. Il Sinai continua ad essere effettivamente occupato dagli israeliani con la presenza di basi militari, di osservazione israeliani e americani. È soltanto un esempio. L'Iraq è uno Stato? La realtà virtuale viene a sovrapporsi sempre di più sulla realtà tangibile, su quella che viviamo direttamente, al punto da coprirla completamente. Pensate che in questo momento ci sono diverse guerre nel mondo di cui non si parla affatto, di cui non si dice nulla. Per quanto riguarda il mondo arabo, da almeno 9 mesi c'è un genocidio nello Yemen di cui nessuno parla. Ci sono centinaia di migliaia, milioni di manifestanti nelle strade di tutte le città yemenite che chiedono di cambiare il regime, la fine di un regime, e vengono bombardati con i caccia, con gli elicotteri. Di questo nessuno parla. Come mai allora questo grande cassa di risonanza per un'iniziativa? Lì viene per un'iniziativa di un gruppetto di Ramallah che ha questa risonanza straordinaria. C'è una guerra in Afghanistan con morti, c'è una guerra in Iraq, c'è una guerra in Libia. Esiste tuttora. Sono fatti importantissimi, no? Che non trovano, non hanno, vengono rappresentati in un certo modo e il resto viene cancellato. Cioè la realtà, quella tangibile, quella che si può toccare con mano, viene coperta da qualcosa di inesistente. Allora mi viene il dubbio che questa iniziativa è concordata preventivamente in un gioco dei ruoli molto, molto interessante con le autorità americane, che è stata suggerita molto probabilmente da alcuni istituti di studi americani e israeliani. È un'ipotesi che mi sembrerà un po' assurda, però in una situazione in cui l'ANP aveva perso ogni credibilità, no? Nei territori occupati, fuori dai territori occupati, negli ambienti palestinesi, nelle varie comunità palestinesi sparse per il mondo, non ne ha mai avuta nessuna credibilità. Le ha riacquistata molto rapidamente. Da molti anni il gruppo dirigente oggi dell'ANP, ieri dell'OLP, prima ancora di Fatah, ha insistito continuamente sulla questione dello Stato, che la soluzione del conflitto risiede nella creazione dello Stato. La soluzione del conflitto, concordo con quanto ha detto molto chiaramente Gideon Levy, non risiede nella creazione di uno Stato, ma nella realizzazione dei diritti, o in una minima parte dei diritti. Poi la questione dello Stato è una questione marginale, una questione di poca importanza. Gli Stati oggi, che sono affermati da molti anni, no, non riescono a governare nemmeno la loro moneta. Non sono in grado di gestire quasi niente. Lo Stato, oggigiorno, è qualcosa di quasi intangibile. Non si vede, di opaco. Allora, non è questa la questione. Il problema è quello di salvaguardare i diritti. Insomma, prima di tutto i diritti umani, cioè il diritto alla vita. Questo vuol dire che bisogna imporre a Israele di non sparare. Non devono uccidere semplicemente.
il diritto a stare sul proprio territorio, quindi bisogna impedire a Israele di demolire le case. Non si può cambiare, a parte che c'è una parte fondamentale della storia dell'umanità, che è la storia della Palestina, che viene modificata, il paesaggio culturale è completamente modificato. Non solo il geografico, territoriale, urbano, no? Ma anche umano, tutto viene modificato per dar credito a una leggenda, a un mito, a una versione della nostra storia, e qui nostra, tra virgolette, dico uomini bianchi. E qui torno al concetto di demonizzazione che ha usato Emilio prima. Che è fondamentale, non è una questione che riguarda gli israeliani e i palestinesi, niente affatto. La visione di terra santa come appendice della Palestina, dell'Europa, come qualcosa di nostro, di cui ci facciamo quello che ci pare, risale a ben prima del movimento sionista, a ben prima che alcuni ebrei o non ebrei cominciassero a pensare che lì si potrebbe fare una colonia tutta nostra. Molto prima, è insito nella cultura, e nella cultura oserei dire rinascimentale europea. E qui molto rapidamente accenno a un fatto che quando si parla di che riguarda appunto la democrazia israeliana, ma riguarda tutti i sistemi politici rappresentativi ovunque nel mondo. Lo sappiamo che nella loro forma attuale nascono in Europa, e qui siamo proprio nel punto dove è sorto il Rinascimento, e quindi si sono sviluppate quelle idee che hanno portato quel sistema. Ma democrazia ha sempre significato, nella sua versione europea moderna, no? Diritti all'interno, genocidio all'esterno. Questo è stato sempre. Non si può negare che l'Inghilterra è stata sempre, negli ultimi secoli, un sistema democratico e di diritto per i propri cittadini, ma non si può nemmeno negare che l'Inghilterra ha massacrato milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di esseri umani. Vogliamo parlare anche dell'Italia? Non parliamo del fascismo. L'Italia ha festeggiato, se devo dire, forse in certi ambienti, non lo so se ha festeggiato, proprio pochi giorni fa, il 6 settembre, il centesimo anniversario della conquista della Libia alla corona dei Savoia. In Libia sono state sperimentate tutte le armi che poi sono state impiegate nella prima guerra mondiale, e sotto il fascismo sono state sperimentate altre armi che sono state sperimentate usate su larga scala, dai bombardamenti di massa ai gas nervini, ai campi di concentramento, che sono poi stati sperimentati e usati durante la seconda guerra mondiale. Questo ha fatto una verità storica, c'è poco da fare. Ora, questa verità, non possiamo fare le verità storiche che possono avere molte mille interpretazioni, ma oggi che cosa sta succedendo lì non si sa, non lo sappiamo. Chi può credere alla favola che in Libia c'è stata una rivolta popolare? Ma dov'è? C'è stata costruita, va benissimo, però è qualcosa di completamente diverso da quanto era successo in Tunisia o in Egitto, è qualcosa di totalmente diverso e opposto di quello che sta succedendo nello Yemen, o quello che era successo con esiti diversi nel mare. Questa sovrapposizione della realtà virtuale ci sta soffocando, perché nasconde quello che avviene nella realtà. Quindi c'è una manipolazione
dell'opinione pubblica che riguarda tutti, non riguarda soltanto gli israeliani. Ecco perché diceva giustamente Gideon Levi la deumanizzazione, non perché gli israeliani sono cattivi, perché subiscono un lavaggio del cervello continuo. E attenzione, questo laboratorio che è stato il conflitto israeliano-palestinese e si sta diffondendo a su scala mondiale, direi. Cioè si costruisce un evento, no? E gli si dà una certa interpretazione e poi tutti devono subire le conseguenze di quello che accettare. Cioè si creano, non so, meccanismi per creare il consenso. Non sfugge a questo, per questa messa in scena della richiesta di riconoscimento che ha delle implicazioni estremamente gravi, tanto per cominciare il fatto che il gruppo che guida l'ANV ha accettato precedentemente il principio dello scambio di territori. Allora, quali territori gli israeliani possono scambiare con i palestinesi? Israele è uno Stato che esiste sul territorio della Palestina, storica, non ha territorio da scambiare. Però non è questo, c'è un aspetto ancora più grave, che lo scambio di territorio dovrà portare nel disegno israeliano a scambio di popolazioni. Scambio di popolazioni significa continuare la pulizia etnica. Per cui i palestinesi da una parte e gli israeliani dall'altra. Questo significa scambio di popolazione. Non è la prima volta che succede nella storia. Tante volte è capitato. Per citare una delle ultime, ad esempio, lo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia, oppure tra India e Pakistan. No? Siamo pochi anni fa, insomma. Il 49 è quello qua, è vicino. E questo ha significato miseria, morte, disastro, come dire, cataclisma globale, totale, incredibile. E si continua a fare, perché il gruppo dirigente palestinese continua a fare dell'area continua su questa strada, perché non ha alternative. Perché non ha alternative? Perché è semplicemente un ingranaggio del meccanismo, obbedisce a quello che gli viene detto. E come mai si è arrivati a questo grado di servilismo? Basta imboccare la strada, basta accettare una tangente, basta accettare un ricatto e la strada è aperta. Una cosa è sperimentata non soltanto in Palestina, è sperimentata ovunque. Non siamo in un paese di santi, credo, e queste cose le conosciamo.